Start your computations. Partiamo subito in tiro così perché oggi si laurea mia sorella, chiaramente non potrò essere lì con lei, però comunque per entrare un po' nello spirito, diciamo, della festa mi sono voluta vestire bene, mettere delle scarpe che boh, non mettevo per uscire da tantissimo tempo. E nulla, sono super emozionata per lei. Stamattina mi veniva un sacco da piangere perché, vabbè, da una parte l'emozione, no? Perché è comunque un momento importante, bello della vita. Poi la mia sorellina, quindi sono molto molto orgogliosa di lei che nonostante tutte le difficoltà si sia riuscita comunque a laureare in questo periodo. E un po' si fa sentire anche lo stress e la frustrazione di star saltando tutte le feste, ho passato tutti i compleanni, tutte le feste lontana comunque dalla mia famiglia, anche se siamo comunque fortunati a poterci vedere tramite il telefono, insomma, in videochiamata. Non è la stessa cosa. Poi probabilmente quest'anno salterò di nuovo il compleanno di mia sorella, di nuovo probabilmente passerò il mio di compleanno da sola. Erano comunque quelle occasioni, no, che si prendevano come scusa per stare in famiglia, per stare insieme. E quindi mi dispiace particolarmente, però questo è e non possiamo farci nulla, quindi prendiamo quel che viene. Questa settimana ho molto il dente avvelenato, per cui ho preferito non sfogarmi, non dare peso a tutto ciò che di negativo mi sta innervosendo, perché penso che avrebbe semplicemente alimentato un circolo vizioso di negatività. Io poi non sono quel tipo di persona che ama far polemica, che ogni cosa che non va deve assolutamente renderlo pubblico al mondo intero. Non ne sento proprio la necessità e quindi me la sono presa un po' più calma e un po' più off camera, diciamo così. Anche perché Taki sta crescendo, ormai sembra quasi un gatto adulto e mi sta facendo vedere i sorci verdi ultimamente. Tra l'altro ho anche imparato che si sta comodi nel letto, quindi capita a volte che io lo becchi a dormire nel letto. Beato lui che non ha alcuna preoccupazione al mondo, se non appunto cos'altro buttare giù, cos'altro distruggere e dove dormire. Ho terminato la lettura di Anshin, un volume unico che raccoglie più storie di Moto Agio, tutte incentrate sulle relazioni umane, sui sentimenti umani. Alcune storie mi sono piaciute molto e devo dire che, non avendo mai letto nulla comunque di questa autrice, sono rimasta piacevolmente colpita. Sono storie, tra virgolette, vecchio stampo, si rifanno molto ad esempio, cartoni animati che guardavo in TV, che so, le situazioni di lui e lei e simili. Con gli anni credo di apprezzare, tra virgolette, sempre meno le commedie romantiche, che spesso
Il gatto fuori è fuori controllo oggi. Tra l'altro mi ha fatto cadere tre piedi ieri e si è rotta la manovella. Fra lui e mio marito me lo stanno distruggendo. Ce l'ho da 7 anni, non è mai caduto, mai scheggiato. Questa settimana me l'hanno fatto cadere 2 volte distruggendo varie parti. Per fortuna è ancora in serse, no? Mi hanno rotto questa parte qui dove una volta c'era una livella, vabbè, anche questo. Ma soprattutto la manopolina per girare, quindi si gira comunque, però è molto più scomodo adesso. Comunque dicevo che spesso le commedie romantiche che puntano un po' troppo alla comicità non mi fanno impazzire, ecco, non tutte almeno mi intrattengono, diciamola così, forse perché ho uno strano senso dell'umorismo, non lo so. Ho letto poi un manga carino, ma mi aspettavo qualcosa di più. Già uscita comunque la recensione sul blog. La cosa positiva è che è un fumetto sulla guerra del Vietnam e mi ha spinta a fare un po' di ricerche e informarmi sul tema. Quindi sono molto contenta di questo perché alcune cose le ignoravo e sinceramente non mi ricordo se abbiamo studiato in maniera tra virgolette approfondita a scuola quello che è successo in Vietnam o se sì. L'ho studiato, ma con gli anni me ne sono dimenticata. Grandissima pecca, me ne rendo conto, quindi sono contenta che almeno questa lettura, anche se non mi ha entusiasmata, mi abbia portata comunque a fare ricerche per conto mio, approfondire e conoscere. Stasera poi mi arriva la spesa a casa, è la prima volta che ordino con Esselunga, cioè direttamente dal sito dell'Esselunga, quindi sono molto molto curiosa. Non so se è solo per la prima spesa o meno, ma c'era la consegna gratuita, quindi ne ho approfittato. In passato mi sono fatta consegnare la spesa a casa, ma tramite Ever. E avevo fatto la spesa da due negozi diversi, se non sbaglio, perché praticamente è una piattaforma Everly dove è possibile scegliere il supermercato dove lo shopper ti farà la spesa per l'appunto. Quindi puoi cambiare o andare da quello di fiducia, diciamo. E questa volta ho voluto provare con l'Esselunga, vediamo come va. Dovrebbe arrivare stasera fra le 8 e le 10. Era l'unico orario disponibile, ma a me non cambia. Comunque sono qua a casa molto tranquilla. Non ho preso nulla di entusiasmante, ma magari vi farò vedere, dai. Io sono sempre curiosa di spulciare nella spesa altrui. Spesa arrivata, tra l'altro me l'ha consegnata proprio davanti alla porta di casa. I surgelati ovviamente separati, adesso li metto subito in freezer. Allora, molto velocemente mi sono voluta togliere uno sfizio. È una vita che non li prendevo, quindi ho preso i sofficini mozzarella e prosciutto. Questi sono buonissimi, sono bastoncini di merluzzo molto molto croccanti. Ho preso dei filetti di branzino, dei funghi e un contorno surgelato per quando magari siamo di fretta e non sappiamo che cosa aggiungere. Dovrebbe avere tipo cavoletti, cavolfiore e broccoli. Reparto diciamo frigo, mozzarelle, wuster, macinato di tacchino, buonissimo per fare le polpette. Ci faccio anche i gyoza, è spettacolare, e petto di pollo. Ah no, in realtà sotto c'è anche dell'affettato di tacchino, buono per i toast. Metto subito in frigo anche la birra e un paio di bottigliette di ginger beer. È la prima volta che provo queste della Schweppes, di solito prendo... com'è che si chiamano? Hanno l'alberello davanti. Comunque io lo utilizzo per preparare il Moscow Mule ed è un sacco che non lo prepariamo qua a casa, quindi magari questo weekend provvedo. Mele, zucchine e spinaci. Questi ve li avevo già fatti vedere un'altra volta, sono un piccolo treat per quando finisce magari il dolce o i biscotti che ho fatto io. Ho preso una tavoletta di cioccolato fondente per fare tipo gocce di cioccolato da usare nei dolci. Cracker tipo all'acqua dell'Esselunga. Ero molto curiosa di provarli, quindi vedremo. Avevo finito poi i miei cracker, quindi ho preso questi semplici integrali, farina, passata di pomodoro per farci la pizza. A sto giro spesa veramente poco salutare, perché ho preso anche delle patatine classiche e i cornetti di mais. Non penso di dovermi giustificare sulla spesa che ho fatto, che comunque va a riempire quello che ho già in casa, perché ho già le banane, ho le carote, ho altri spinaci, i broccoli, insomma. Però ho molto l'impressione che online si tenda a far vedere soltanto il buono della propria spesa, quindi tutta la frutta, tutta la verdura e nessuna, tra virgolette, schifezza o treat. Penso che un piccolo sfizio me lo posso togliere ogni tanto. E niente, non so perché mi sento quasi in dovere di giustificarmi. Vabbè, non è una giustificazione, ma diciamo una spiegazione. Confessione, non mi piace banana bread, eppure sto preparando un banana bread perché ci sono un paio di banane un po' troppo mature, una l'ho mangiata ed è già lì lì, quindi non voglio rischiare che vadano completamente a male. E quindi eccomi qui a fare un banana bread.
ovviamente non lo mangerò io. Allora, volevo tirare un po' le somme sulla spesa, perché oltre a Everly mi è venuto in mente che io ho fatto la spesa 2 o 3 volte anche con il servizio di Amazon Prime Now. E devo dire che nessuno mi aveva mai portato la spesa fin sopra in casa, e se abitate in un piano alto comunque e avete l'ascensore, ok, non è magari un grosso problema, vi fate carico voi di portarla su, ciccia. Il servizio mi è piaciuto molto, alla fine tutto quello che avevo messo nel carrello c'era, soltanto 2 articoli me li hanno sostituiti con 2 simili, ma è possibile selezionare appunto di quali articoli si è disposti a, diciamo, accettare anche la sostituzione. Mentre mi era capitato su Everly che lo shopper non trovasse i prodotti sostituti, insomma, quindi una volta ero tutta contenta di essermi fatta la spesa per tutta la settimana, invece è arrivato con metà della roba. Però vabbè, non è un problema. Quindi molto molto soddisfatta del servizio in generale, però tantissima plastica. Praticamente erano 4-5 sacchi diversi di plastica, poi grandi grandi, quindi sicuramente troverò il modo adesso di riutilizzarli, però ecco, è una cosa magari da tenere in considerazione. La cosa che mi piace di più del fare la spesa online è che so subito quanto vado a spendere, e quindi molte volte questo mi scoraggia dal prendere cose non necessarie, mentre quando sono lì al supermercato ogni tanto mi lascio tentare. Non è un male, però se si sta cercando magari di risparmiare o se si è a dieta. Poi un'altra cosa che a me piace tantissimo è il spulciare, guardare fra tutti i vari prodotti. Spesso al supermercato, soprattutto nell'ultimo periodo, diciamo che ho perso un po' la voglia di fare la spesa per via della situazione, no? C'è comunque sempre tanta gente, in ogni orario in cui vado a fare la spesa c'è gente, c'è ressa, e nelle condizioni in cui siamo non è tanto piacevole, c'è la mascherina che magari limita un po' i movimenti, ti rende difficoltoso farti capire anche dalle altre persone. Diciamo quindi che nell'ultimo anno purtroppo è diventato più uno stress che un piacere fare la spesa, mentre a me piace tantissimo spulciare tra gli scaffali, guardare tutte le opzioni diverse, provare cose nuove. E vabbè, per fortuna sono in un posto che comunque mi permette di scegliere anche fra diverse opzioni. Ok, forse ho esagerato con la cannella. Nessun problema però, pensavo ne venisse fuori così tanta, però nella ricetta c'era scritto un cucchiaio abbondante, cioè un cucchiaino abbondante di cannella. Ok.